parlai già in trasmissione, credo che sia proprio un approccio mentale dalla prima giornata dell'Europa League, dall'obiettivo stagionale, anche se adesso sta sfumando in modo clamoroso, era il terzo posto, la qualificazione dunque in Champions. Quindi credo che siano partiti già mentalmente quasi sconfitti in questa competizione e l'abbia vista l'Inter più come un fastidio che come un vero e proprio obiettivo. Questa è la mia impressione, al di là della formazione che c'è in campo, dei giocatori che si sono alternati, proprio vedendo l'Inter in Europa League, ho visto prima una squadra scarica e già emotivamente, diciamo, con la testa altrove. Quindi si capisce più o meno quando uno scende in campo con la voglia di ottenere il risultato e quando scende giusto per onorare l'impegno internazionale. Poi magari verso metà girone l'Inter ci ha fatto anche un pensierino, ha cercato di rimettere le cose in piedi, ma poi è andata come sappiamo, non è stato più possibile. Quindi credo che non siano questioni i giocatori, ma una questione proprio di approccio. Andrea? Guarda, sicuramente era stato messo in preventivo dalla società che molti giocatori che sono stati comprati non dovevano essere messi in lista. Infatti, se vai a vedere, João Mario è stato comprato, non è stato inserito, anche perché poi per problemi di fair play finanziario, no? Quindi João Mario è stato comprato, non è stato inserito, Gabigol è stato comprato, non è stato inserito, ma anche se lo inserivano tanto non giocava. Poi con Dogbia è stato tolto dalla lista perché sempre problemi finanziari. Jovic stessa cosa. Comunque è stata, diciamo, un po' come un po' ha fatto capire anche Carmine, è stata un po', diciamo, non lo so, tipo non calcolata. Però una squadra come l'Inter non può fare ragionamenti del genere. Cioè, a conti fatti, certo, all'Inter bastava vincere una volta con gli israeliani per passare. Una volta. Sì, e tra l'altro vincevi 2-0 là in Israele. Poi non si sa cosa è successo nel secondo tempo lì in Israele, che ci siamo fatti ribaltare, ma alla fine bastava una vittoria con gli israeliani, ma cioè, non c'era tutta questa difficoltà assolutamente. Poi anche se tu magari la potevi non calcolare con la competizione europea, ma anche se lo facevi, cioè, passavi comunque. Non si sa questo tempo, siamo partiti sconfitti dal primo al secondo, perché non era oggettivamente un girone impegnativo che toglieva così tante energie, quindi è già... Esatto. No, ma quello che dico pure io, no? Che se anche giochi con Felipe Melo a centrocampo e con Nakatomo in difesa, cioè vinci uguale, perché sei comunque più forte tecnicamente, cioè... E poi... Tu giochi nell'Inter, quindi devi avere la mentalità di vincere ogni partita. Quindi è ingiustificato quello che abbiamo visto in Europa League. Secondo me la curva ieri ha fatto benissimo a non presentarsi, perché è una cosa per me indegna assolutamente. Cioè, ieri è stata la prima volta della mia vita in cui ho visto una partita dell'Inter senza adrenalina, senza emozioni. Cioè, è una cosa, una sensazione bruttissima. E non la voglio sentire una cosa del genere, perché davvero, cioè, siamo l'Inter, ragazzi, questo infatti è vero, rovesciato. Ha detto bene adesso Andrea, e l'Inter deve avere una società seria, però, perché se non c'hai seria che non è l'Inter. Perché comunque io, a parte un'altra cosa volevo dire, cioè, un aggiornamento secondo me c'è, non sulle singole squadre che giocano la Champions, ma la Champions in generale, perché non so se l'avete detto, ma dal triennio 2018-2021 anche per l'Italia torneranno le quattro squadre in Champions League, come diceva sempre Maxi. Quindi, tra l'altro, no Moro, anche Maxi diceva questa cosa, assolutamente sì, è vero. Maxi confermava, adesso Andrea lo dice. In questo momento questa notizia nemmeno ci tocca, perché come siamo messi adesso anche no, esatto. Quindi esatto. Va bene, sì, ragazzi. Io già avevo letto. Dimmi Andrea. L'Inter sorride da questa notizia, ma
ma c'è poco da ridere, capito? Andare così è brutto, perché poi per demeriti le altre squadre, per esempio un Napoli o una Roma, per demeriti, per quale motivo non deve andarci se magari merita di più? Questo è il problema. No, è un'assurdità questo. Va bene ragazzi, sono le 23:27, stiamo andando in chiusura di collegamento e Fabrizio, l'ultimissima cosa? Ragazzi, ci ascolterete a Condominio Roma Futura, immagino. Certo. No, bravi, bravissimi. Applauso, allora, partiamo l'applauso, eccolo qua. Quindi noi comunque ci sentiamo, mi raccomando, io ricordo sempre per chi segue Passione del Calcio di seguire il nostro Carmine sui suoi articoli su passionedelcalcio.it e poi anche il nostro Andrea sempre con Puntina Calcio Show, anche che comunque segue i campionati dilettantistici. Va bene, sì. Davvero tutto ragazzi, una buona serata e un buon weekend. Grazie. Ciao, buon weekend. Grazie a tutti, buona serata. Un saluto. Ciao. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Put a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. To the floor and me see your energy, because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, Trills, sia con Sean Paul su Radio Roma Futura, le 23:30, siamo quasi ai saluti finali, vogliamo anche ricordare ovviamente che i prossimi appuntamenti, ancora una volta con il nostro Fabrizio che è stato ospite stasera qua, cioè, ragazzi, non potete perdervi assolutamente il precondominio il 16 dicembre.
Il Pampa verrà anche col cappelletto di Babbo Natale, assolutamente. Quindi cioè, non potete assolutamente perderlo. Anche ricordiamo nei social, potete seguirci sempre. Siamo sempre attivi sulla pagina Condominio Roma Futura. E salutiamo il gruppo dei condomini. Condomini Roma Futura. Se l'hanno ascoltato, sicuramente. Sicuramente. Se non hanno ascoltato, ovviamente c'è il podcast. Poi potete risentire questa puntata con io che parlo di calcio, insomma, quindi se vuoi da ospite, da ospite. Niente, quindi beh, posso fare io, esco di scena adesso. Vai. Vado via, me ne vado. I saluti finali. Saluti finali, mamma, papà, tutti quelli che mi conoscono. Tutti quelli che mi conoscono ci sentono anche dal Belgio questa sera. Grandi. Salutiamo Sabrina, ecco, che ci sta ascoltando. Bene, ha detto che il Pampa gli piace moltissimo. Oh, e quindi verrà applauso. Vai, applauso. Grande, l'aspettiamo in studio. Salutiamo il ragazzo che verrà anche lui. Vai, come si chiama? Flavio, grande Flavio, anche lui. A questo punto saluto tutti i ragazzi che hanno condiviso con me l'esperienza. Bravo, ti sei stato bene, abbiamo visto, sei pure tornato un figurino, ma mamma sì, mia, l'invidia del Pampa, per quanto l'invidia del Pampa proprio. Sì, però il Pampa c'ha un piano invernale ottimo per recuperare la linea. Esattamente. I fiocchi del Pampa lì, quelli c'ho anche una maglia speciale poi per gennaio. No, davvero? Una nuova? C'ho una maglia speciale che è stata fatta tutta a mano, tra l'altro. Sì. Lo dirò da chi, non lo dico adesso, però comunque vi stupirò. Una bella maglia. Ringrazio che comunque non ci sta ascoltando adesso, ma ci ascolterà sicuramente. Chi me l'ha fatta con il regalo? Una maglia bellissima. Guarda, questo lo dice al primo condominio. Ragazzi, se volete sapere chi ha fatto questa maglia, dovete aspettare. E poi anche il piano di dimagrimento, anche speciale. Esatto, forma per l'estate 2017. Quello, ragazzi, è grandissimo. Facebook, tutti i piatti che ti mangi, no? Che tutti i giorni mette a fettuccine, la pasta. Cioè, dai, l'hai visto? Assolutamente. Ma anche com'era la foto di copertina che dice che piacciono le cose, sì, che insomma con la braccia, la lasagna, giustamente. Il Pampa stile è questo, però anche il piano di studi per rientrare con la forma fisica è molto buono, intenso. Quindi. E poi sempre da buono sportivo, perché io quando finito di giocare a pallone, diciamo che è successo patatrac. Esatto. Va bene, grazie caro Fabrizio. Noi ci risentiamo la venerdì prossimo alle 20 per questa puntata di Precondominio. Ecco che infatti scrive Antonio: un caro saluto a tutti voi. Ieri a Matriciana, infatti. Perfetto. Questo è stato un gran piatto ieri. Va bene, caro Fabrizio, noi ti salutiamo. Appuntamento, ciao, come dicevo, a tutti, ragazzi. Venerdì prossimo con Precondominio, il nostro Fabrizio. Allora, caro Moro, noi siamo quasi in chiusura. Io volevo ricordare solo degli appuntamenti. A parte Club de Football la settimana prossima 21:30, speriamo che ci sarà Maxi Morgante in studio con noi, perché insomma lo aspettiamo. Certo, ci manca. E poi volevo ricordare anche gli appuntamenti con la giornata di Serie B di domani, con ogni maledetto sabato alle 14:30 che andrà in diretta fino alle 17:00. Quindi ricordiamo gli appuntamenti della Serie B in rapida successione: alle 15 Ascoli Latina, Avellino Benevento, Carpi Ternana, Cesena Cittadella, Entella Trapani, Frosinone Salernitana, Perugia Provercelli, Spal Spezia e Vicenza Verona, la capolista a Vicenza. E poi invece domenica alle 17:30 Brescia Novara. E attenzione poi al martedì alle 20:30 Ascoli Entella, una partita che si recupera per il terremoto che c'era stato, quindi si giocherà martedì. Allora Moro, siamo ai saluti. Ci siamo, bellissima puntata anche stasera, molto ricca. Sei soddisfatto, Pampa? Soddisfatto sì, soddisfattissimo più che altro per insomma questa grande puntata, perché abbiamo avuto in collegamento anche, anzi ringraziamo Matteo Pietrosante e Marco Misseri, e poi ringraziamo anche Andrea Angileri con Carmine Abbate.
Ci siamo prolungati di qualche minuto, ma perché comunque c'è stato tanto da dire. Un ringraziamento ai nostri partners, come sempre, caro Moro, e poi un ringraziamento va a tutto il gruppo degli amici di Club de Football su Facebook. Assolutamente, grazie che ci seguite, è un gruppo molto affiatato questo. E poi ricordiamo tutti i podcast, no Moro? Assolutamente, potete sentirci sempre su